Voglio dire con orgoglio che l'abbiamo determinato noi ed io personalmente quando sono diventato sindaco della città metropolitana. Ma se non avessi avuto una squadra così forte, dall'impresa ai funzionari, ai dirigenti, alla comunità scolastica, questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Ci abbiamo messo risorse ancora una volta, anche andando a interpretare in modo coraggioso le norme nazionali che ci vincolavano a non utilizzare fondi, siccome la scuola è tra i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, noi con coraggio abbiamo firmato e oggi siamo qui. Tre quartieri interessati, Fuorigrotta, Agnano, Bagnoli, due scuole che cominciano subito l'anno scolastico, Labrioli e Rossini, a settembre dell'anno prossimo il Boccioni e nel frattempo anche in questa zona affrontiamo il tema dell'Augusto Console a via Terracina. Quindi l'interesse per la scuola è enorme. Adesso però faccio un appello. Siccome c'è un nome orrendo che si trascina questo posto da 4 anni, che è ex Capalc, che i ragazzi, perché io un'idea ce l'ho, però voglio che decidano i ragazzi. Quindi mi auguro che i ragazzi del Boccioni, del Rossini e della Briola, con un concorso di idee, ci dicano che nome vogliamo dare a questo luogo che sarà per loro. E voglio dire che questa bellissima palestra, poi ne costruiremo un'altra che sarà pronta a settembre dell'anno prossimo, sarà aperta anche il pomeriggio al territorio. Quindi scuola, sport, intrattenimento e aggregazione, con laboratori, con cucine. Io sono davvero soddisfatto perché so la fatica enorme che c'è stato dietro a questo risultato, che forse è il più imponente dal dopoterremoto per la città di Napoli. Per la mobilità si è pensato qualcosa? Perché insomma è un incrocio che già stamattina era diventato abbastanza complicato. Al netto delle sofferenze di ANM, che sapete non vive un momento importante, ma è previsto un rafforzamento con 3 linee. Quindi questa zona sarà potenziata col trasporto pubblico perché attualmente saranno circa 2.000 solo i ragazzi, più gli insegnanti, più i dipendenti. Qui parliamo di migliaia di persone. Quindi ci sarà un impegno forte, chiederò uno sforzo non solo a ANM, ma anche alla Polizia Municipale, rafforzare tutto, perché questo diventa anche un presidio di riqualificazione di un territorio su cui noi stiamo investendo molto, Bagnoli, ex Arenato, le Terme di Agnano, l'Ippodromo. Adesso avere una scuola, avere una palestra significa rendere i ragazzi protagonisti della rigenerazione urbana di quest'area che tanto ha sofferto per tanti anni.